male la pancia, lei arriva con un rimedio naturale. E Mario gli ha detto che aveva male, non so che. Cos'è che è male? No, devo la tosse. Cosa? Sì, un po' di tosse, cioè gennaio, fine gennaio, normale, cioè, c'è tutto l'anno, cioè. E lei si è preoccupata, ma sto raccontando io, tu quando vuoi non stai raccontando un cazzo, adesso sto raccontando io le tue cose. Mi metti 10 euro con il tuo soldo. Qualcosa. E tu te le fai faccio con 10 euro. Io non lo posso mettere, tu scommetti. Praticamente, Rumi è arrivata stamattina qua dentro. Voi potete pensare che questa sia della limonata. In realtà è grappa a 60 gradi e gli fai i massaggi, è venuta stamattina, è venuta anche stasera a fargli i massaggi alla schiena con la grappa, perché che fa quella bulgara, tipo non so che cazzo di grappa sia, e gli fai i massaggi. È vero, guarda che noi stessi molto più stessi, molto meno. È contro quello che fa contrario. Ma si fa del... Ma allora fallo te. No, no, vai, vai. Vedi? Poi, allora, certe volte ragazzi, allora ripeto, io non vorrei essere volgare, boccacesco e scortese. Boccacesco è così. Non capire male boccato, non boccato. Boccacesso? Boccacesco. Ah, cesco. Come? Boccacesco. Questo è la Ah, era il cesto. Ah, sì. Ah, mi sono messo con il tuo cuore. Mito, ieri ci ha fatto un regalo. Sì, mi hanno fatto un regalo bellissimo ieri. Mi hanno regalato, aspettate un attimo. C'è un pezzo di grana con la grattugia, questo per fare le scaglie e questo per fare i pezzi. Bravo. Sembra una televendita, se io che arrivo. Già non sono affatta. Ma non hai messo nulla. Infatti secondo me non si fa. Sì, quello che non parla, quindi devi farla rosolare nella braccia, cioè nella padella. Ma che sciacqua. Sarà l'unto Mario, cioè. E comunque Mario gli è passata un po' di tosse, non sto scherzando, sto dicendo questo. Quindi complimenti a Rumi. Brava Rumi, ci state guardando, seguendo. Instagram. E io adesso però questa. Questa vado per raccontare ragazzi perché fa spaccare la risata. Praticamente. Allora succede che Rumi è in Italia da sola, poverino. Mi racconto due cazzi suoi adesso. Eh? Ah, ok, adesso si è fatto. Mi racconto un po' i cazzi di Rumi. Praticamente lei è qua da sola e a me mi tratta come fosse un figlio. Cioè, lei ha già due figli, due gemelli. E io sono il terzo figlio perché mi vuole. È sempre qua perché dopo trovo la compagnia, sta qua, parla, c'è sempre gente, amici, via dicendo. Arriva e. Mario, vieni qua un attimo. No, No, era un messaggio di quelli da più di Troia. Sì, mi sento questo blocco benissimo. No, ancora un po'. E praticamente è qua da sola, mi ama, ciao. E quindi comunque la signora ha 50 anni e cioè tipo provate a pensare alle signore che vanno al turnover di uomini e donne.
è comunque un'attiva, vuole. Vabbè. Ascolta, cazzo, stai facendo con il tuo? Siamo dopo? Sì, invece ho provato se dopo tutto e devo andare a fare. Sì, dai, ciao. Ma dov'è qua il problema? Questo? Questo? Posso interrompere? Sì, salutiamo. Saluta. Vabbè, ti già salutiamo in missione. No, aspetta un attimo. Salutiamo. Che stavo raccontando? Di Rumi, dai, racconti dopo. No, raccontiamolo, cioè, no, dopo devo guardare chi l'ha visto. Praticamente lei è una che vedersene fare e si è scaricata queste chat, tra le quali Badurcat, non so come si chiamano queste chat, comunque queste chat, e continua a farmi vedere che le scrive questo, le scrive quello, è carina, e però lei è comunque un uomo grande perché lei ha quell'età lì e via dicendo. Allora un giorno arriva a casa, cioè perché lo fa vedere eliminando queste persone, questo lo conosci, lui non l'ho mai visto queste robe. Un giorno ti ho raccontato questa a te. Non sarà qualche. E come sta top con me questi pezzi? Sta top. Perché? Certo, perché? E tu? Immagino perché? Ma se io mi immagino che tu. Ma li mangi insieme a te? Quando ti viene piatto? Cioè, science. E praticamente. E praticamente un giorno arriva a casa. E apre, entra a casa e mi dice guarda come va, come non va, devo uscire con questo. Poi ti ho cazzo e perfetto, top, perfetto, top, devo uscire con questo, va a vederlo, ok, fammelo vedere. Praticamente mi va a vedere la foto, sapete chi era? Sai chi era? Non ti ho mai raccontato? E te lo fai le foto profilo di questo, era Raul Boba. E tipo, ah, sì, te l'avevo contato. Io mi sentivo una merda a dirgli che no, guarda, non più questo, ti sta prendendo per il culo, perché lei era stra entusiasta, cioè nel senso, che figo, esco con. Cioè, esco con questo, stracontenta, figo della Madonna, figo imperiale. Ah, niente, Raul Boba. Io sto male. Allora pian pianino ho dovuto trovare la parola giusta, perché è come se quando vi dicono che Santa Lucia non esiste, che Babbo Natale non esiste. Magari c'è qualcuno che ci prende ancora e io dopo. Certo, sto aspettando tutto a lei. Meno male che non arriva il camiciano, no? Eh? Meno male che non arriva il camiciano con la cartuccia. prendilo. E comunque io ragazzi vi giuro stavo malissimo, perché dovevo spiegarle che questo non era uno che voleva corteggiarla, era qualcuno che magari voleva impularla, ma soprattutto dopo magari le chiedeva delle foto sconce che per far. E quindi allora lì a spiegare, guarda Rumi, mi spiace, ma questo non è non è quello che ti si potrebbe presentare stasera. Niente, lei si è incazzata, ha cancellato la chat, mi sa che ha avuto tutto il telefono e volevo uccidersi. C'è rimasto di merda, giuro. Cioè, è come quando per vedere le caramelle ai bambini gliele tiri via, stessa roba.
Cioè tu... E dice che non esiste. Esatto. No, praticamente la cosa... La... Comunque... Cioè, come quando lei, le caramelle ai bambini, stessa roba. Rumi ha visto sto figo della Madonna e dopo a un certo punto arriva Claudio Suona e gli dice guarda che questo non esiste. È uno che ti sta prendendo per il culo. E niente, poi tipo mi è sparito per 4 giorni. Ma sto scherzando. Però sei rimasto male. Allora io e Mario stasera volevamo, no, allora io devo essere sincero, io stasera ero già super lanciatissimo per andare a ballare ad Esenzano Art Club. E tipo ho detto Mario preparati che stasera andiamo. Mi prego, la mandiamo a uomini e donne pronose. Mi prego. E praticamente io ero lanciatissimo perché volevo andare a ballare stasera, volevo andare all'arte, a Desenzano che fanno solo il mercoledì. Poi sono arrivato a casa, dovevo sistemare Mario che ha fatto il solito casino. Hai aperto il frigo, ha tirato fuori il radicchio, la cucina era diventata un orto prima. Vuoi un orto in cucina? Chiama Mario Serpa. Mario? Vuoi l'orto in cucina? Chiama Mario Serpa e ti coltiverà dell'ottimo radicchio. Vabbè. No. Vabbè, e niente, andiamo a ballare, poi sono arrivato a casa. Un casino della Madonna, cioè qua c'era roba ovunque in sala. Casino, chiamate, messaggi, cazzemazzi. Allora, detto, cosa facciamo? Chiamo mia madre e dico che non vado a trovarla, che vado domani. Dico a degli amici che non andiamo a cena e stiamo a casa. In discoteca ci andiamo un'altra sera. Facciamo da mangiare con le 4 rimasugli con il frigo. E poi tu stai in sala e guardi che ne siamo nel 2000. E io vado in camera, mi guardo chi l'ha visto e tutti vissero felici e contenti. A me grazie, arrivederci. Nel frattempo mi mangio questa tagliatina di cavallo che se rimaneva in frigo ancora un paio d'ore cominciava a nitrire. Se dire vero, prima Mario quando ha aperto il frigo mi ha detto Claudio ma c'è un cavallo sul balcone, ho detto no perché, no perché mi sembrava di sentire in realtà era lui. Dai cavallo, com'è che ha fatto prima? No, com'è che ha fatto? Fai il verso? Fallo? Sì, questo lo fai bene, stai smerdando comunque, ma lo fai bene. Aspettate, guarda, vai. No, dai, vogliono vederti o no? Volete vederlo? No. Dai, fai il cavallo come fa? Ho smerdato ovunque. Devo chiamare Rumi, scusate. Ci sentiamo dopo che chiamo Rumi se viene a pulire un attimo in giro perché ha smerdato ovunque quando ho nitrito. Ok? Vabbè. Salutiamo Jay. Ciao Jay. Io faccio la boccia. Quello della boccia. Rasato. Lui si fa rasato. Perfetto. Lui si fa rasato. Da domani siamo single. Questo signore. Sono buoni per me. Ha fatto una faccia quando ho detto sì ragazze. Che è che me? Di la verità, cioè se fa cagare dimmi che non mi piacciono i tortellini, cioè puoi dirlo. Buono. A me il tortellino non mi fa pazzire, è buono. Infatti quello devo dire, la soluzione per avere il pronto soccorso vuoto non la troveremo mai. E poi non so, ma è stato fatto davvero molto rispetto a l'anno scorso, quello che nello specifico ha aumentato di 14 posti in numerosità di
abbiamo assunto infermieri e personale medico per aiutare a gestione di questi enti. Purtroppo però il risultato è che gli spazi di miglioramento anche questi non è così per adesso. Aspetta. Lo dico lì, vuoi di pane? Vuoi il pane? Vuoi un po' di... Poi ha sto vizio, ragazzi, che è una roba che odio. Odio tre robe, giuro, tre. La prima cosa che odio sono le sedie messe male a tavola, cioè sempre però. Ma questo Mario, vabbè, tutti lo fanno, sono io che sono un po' paranoico, vabbè, ci sta. E le sedie devono essere tipo messe bene. Odio i quadri storti. Quadri storti li odio, cioè quando passo continuo, tac, così, tac. Così. Perché continuo? Sono tutti storti, le messi in storti. Ma perché qua ci passa dentro chiunque e continua a prendersi dentro. Odio i quadri storti. E terza roba che odio, cioè, quando c'è qualcosa da mangiare e lascia il giro, tipo beve, lascia il bicchiere qua. Apre questi e li lascia aperti. Ma chi l'ha aperto quelli? Mario, me l'hai fatto prima col crudo. Ma era già aperto, era. Scusa, come fa a essere chiuso? Come faceva a essere chiuso? Rispondi. Che cosa c'era per essere chiuso? Un elastico. Un? Elastico. Dove sono gli elastici dentro casa tua? Fatto casa mia? Qui, in cucina trovi un elastico. Vabbè, in cucina sei tu le pelle. Trovami un elastico. L'avrà perso. Sicuro? No, cioè, l'avrà perso. Perché io non li ho aperti. Sicuro l'avrà perso. No. Sicuro. No. E poi... sbucce i mandarini, lascia le bucce qua sopra. Oh, dico io, porca troia, c'è il cestino qua, guarda. Ma dove sono? Lo vedi? Vedi il cestino? Infatti le mandarini. Ma vedi? No! No, dì la verità, ragazzi, quante volte le butti via? Ragazzi, è un calzano di prima categoria. Di tutte queste cose che ha detto soltanto una cosa giusta, e serie. E forse i quadri, forse. Perché? Mi quadri un po', ragazzi. No, male, basta. Comunque... No, ma non è che hai ucciso un bambino, cioè hai detto una roba che ha messo sul cazzo che magari te inconsciamente non lo fai. Però, vabbè, ok, però stiamo parlando, stiamo ridendo, stiamo scherzando, non è che devi incazzarti. Io sto polemizzando. Cosa? Ah, ok, grazie. Cioè, puoi prenderti le mie colpe anche. Prenditi le colpe, di che stai polemizzando. Sto polemizzando. Meno male, che bello. Sto polemizzando. E poi la terza cosa qual era? 2, 3, sedie, quadri e bucce di mandarino. No, sedie, quadri e busta aperta. E? Busta aperta. Quale busta? Del pane. Non è dai, fa caldo qua, cosa che dura. Quando? Busta. Dai, ma fa caldo, fa già 40 gradi qua dentro, non fai mangiare questa cosa. Mario, io mi sento a mio agio. Ma tu stai fa sul serio? Sì. Mi sento a mio agio. Voi cosa ne pensate? Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, ragazzi, che facciamo. È comodo. Comunque, mangiamo, ci sentiamo dopo.